Sébastien, stanco di camminare, aveva chiesto un passaggio ad una macchina ed era incappato proprio nell'ispettore di polizia Garcia. L'espediente di far salire Bell sul tetto non era stato sufficiente. Infatti l'ispettore li aveva smascherati e messo sottosopra tutto il paese. Tutte le pattuglie all'appello, rastrellate la zona centimetro per centimetro, dobbiamo scavarli! Ricercati persino dall'alto, Sébastien, su consiglio di un certo Rizzo, incontrato per caso, si nasconde in una grotta. Poi, per distrarre l'attenzione dal luogo dove Belle è nascosta, si getta in una corsa pazza, lasciando Belle e Rizzo da soli. Ecco finita la tua grande amicizia con Sébastien. Ma Rizzo, che in realtà è un delinquente, vuole impossessarsi di Belle e la addormenta. Ma fortunatamente il suo piano viene sventato. Maledizione, si è svegliata prima del previsto. Aspetta, Belle. Aspetta, io non volevo ucciderti. Lo sai anche tu che non volevo farlo. Non volevo farti niente di male. Fermati. Fermati. Garcia è di nuovo sulle loro tracce, ma con l'aiuto di Maruca e del suo aereo, Sébastien e Belle riescono a sfuggire. Se l'auto dell'ispettore avesse avuto le ali, Sébastien e Belle non ce l'avrebbero fatta. Ma per fortuna dei nostri amici, le ali non le aveva. Sébastien, ecco la Sierra Nevada. Avrei voluto portarti più vicino a Granada, ma ho paura che non mi basti la benzina per tornare indietro. Perciò ora devo atterrare. Buona fortuna e saluta la mamma da parte mia. Grazie mille, Maruca, e sii prudente. Ciao. Raccoglierle il meno, la fatica è ora portarle fino a casa. Sono proprio stufo di sgobbare. Quel ragazzino non è di queste parti. Vediamo di sfruttare il suo buon cuore. Oddio, che male! La mia povera schiena, non ce la faccio più! Aiuto! Che cosa le è successo? Stavo cercando di caricarmi questo sulla schiena e all'improvviso una fitta tremenda. Deve essere terribile. Vuole lo porto io. Ah sì, davvero lo faresti? Che gentile che sei. Non capita tutti i giorni, sai, di essere aiutato. Ecco i tempi che corrono. Ma allora non ce la fai a portarlo. Ma davvero vuoi portarlo tu, beh? Ma guarda che è molto pesante, sai? Possibile. Parli col cane come se ti capisse. Belle ed io ci capiamo benissimo. Mi ha detto che è molto più forte di me. Allora non soffri la solitudine, interessante. E dimmi, ragazzo, come ti chiami? Io mi chiamo Sébastien e lei si chiama Belle. E questo qui si chiama Pucci. Che carino il piccoletto. E da che parte venite? Veniamo dal nord. Dal nord? Mm.
La tua Belle è davvero un cane bello e fortissimo. Perché non venite a casa mia e ci restate un po' a riposarvi? Ho una locanda dove vi potreste trovare molto bene e di posto ce n'è finché volete. Sarebbe bello, ma io non ho molti soldi con me. Non preoccuparti, da te non voglio soldi. Potresti darmi una mano come stai facendo in questo momento. Va bene, allora siamo d'accordo. Cara, sono arrivato. Dove diavolo sei stato a bighellonare tutto il giorno? Scavando patate mi è venuto un gran dolore alla schiena e loro mi hanno aiutato. Ti presento Sébastien e Belle. Siete stati veramente gentili ad aiutarlo. Sébastien, ti dispiacerebbe portare dentro il sacco delle patate? Subito, signore. Vieni, Belle. Hai visto? Cosa? Non credi sia stata una grossa fortuna averli incontrati? Lavoreranno per noi. È una buona idea, ma di dove sono? Hanno tutta l'aria di essere fuggiti da casa. Mi ha raccontato di essere alla ricerca della madre. Della madre? Penso che ci possano dare una bella mano. E una mano gratuita per noi due è sempre la migliore, non trovi? Mi sembra che ci hai visto giusto. Devi essere affamato. Mangia. Ti basta? Oh, sì, grazie. Per te e per te. Moglie, cosa stai lì a guardare? Porta una zuppa anche ai cani. Che stupida, me la sono dimenticata. Molte grazie, signora. Ecco qua, questa è la vostra pappa. Le ho voluto dire grazie. Beh, mangia anche tu.